Continua lo spettacolo al Monte Prat di Forgaria in occasione dei campionati italiani di ciclocross. In partenza gli oltre 50 atleti che hanno deciso di partecipare a questa edizione 2016 dei tricolori, atleti che appartengono però alla categoria juniores. Ed è subito in testa, si mette subito in luce il lombardo Picco, lo abbiamo visto passare in testa, ma il folto del gruppo lì a pochissimi metri, abbiamo riconosciuto in seconda posizione il veneto Michele Bassani, corridore in forza alla Work Service. Un buon gruppo, abbiamo detto, a dimostrazione che il vivaio per quanto riguarda il ciclocross internazionale è ben rifornito, e stiamo assistendo ad una prova molto molto interessante, dettata ovviamente dalle difficoltà del percorso. Ed ecco che è proprio Michele Bassani che a questo punto transita per primo nel tratto contrassegnato dagli ostacoli fissi, in seconda posizione Antonio Folcarelli, in terza Jacob Doigoni, poi abbiamo visto Andrea Pozzato, Lorenzo Calloni transita in questo momento, ricordiamo il primo atleta per quanto riguarda quelli del primo anno, poi sono transitati Patrick Favero, Christian Brocchi, Nicola Taffarel, Edoardo Xillo, lo avete riconosciuto sicuramente dalla maglia arancione, altro atleta molto interessante della scuola nazionale MTB Oasi Zegna, e poi Luca Cibrario, piemontese della bicicletteria, e via via tutto il folto del gruppo, abbiamo detto 52 i partenti, e chiude con il numero 32 questo momento da noi registrato il corridore Costantino Cesca della James Bike di Buia, quindi corridore friulano. Ma attenzione, perché tutti noi ora siamo nella condizione di dover controllare cosa sta esattamente succedendo in corsa. Michele Bassani sempre in testa, seguito a questo punto da Jacob Doigoni, e poi abbiamo visto Andrea Pozzato e via via tutti gli altri. Va detto che oggi Jacob Doigoni è il campione italiano uscente, lui è uno dei pochi che è riuscito ad ottenere la vittoria nel tricolore al primo anno, all'esordio l'anno scorso a Pezze di Greco, e oggi è praticamente il campione italiano uscente. Ha ceduto a Picco, evidentemente una partenza troppo veloce per le sue capacità, oppure è troppo difficile il tracciato. Va detto che Picco ha proprio recentemente ottenuto una vittoria nell'ultima tappa del trofeo Piemonte Lombardia, insomma al Lombardo, quindi un atleta che è salito anche in passato nelle categorie giovanili spesso sul podio, e quindi un atleta sicuramente importante, ma oggi in questo momento almeno primi della classe si chiamano Michele Bassani, Jacob Doigoni, Andrea Pozzato, Antonio Folcarelli, Lorenzo Calloni e anche Edoardo Xillo. Insomma, i migliori atleti del lotto dei partenti, atleti che hanno già indossato nel corso della stagione in diverse manifestazioni a livello internazionale la maglia azzurra, e che naturalmente si giocano oggi la possibilità di partecipare all'ultima prova di Coppa del Mondo e ai campionati del mondo, appunto, che si svolgeranno quest'anno a Zolder in Belgio. Molto pubblico, e ci sono anche atleti che alcuni hanno già partecipato, altri dovranno partecipare al proseguo di questi campionati italiani. Ma attenzione, qui c'è un momento importante, abbiamo visto il sorpasso da parte di Jacob Doigoni nei confronti di Michele Bassani. Si stanno intanto sgranando i vari portacolori, i vari protagonisti di questa prima parte di gara. Qui vediamo con il numero 11 il corridore piemontese Luca Cibrario, e poi con il 20
Samuele Bidini della Ciclitadei e con il 18 Patrick Favaro, seguito dal numero 19 Matteo Vidoni. E poi ecco qui il nostro amico Picco, che appunto purtroppo per lui ha ceduto rispetto ai primi metri di gara. A questo punto vedete che a guidare la corsa, seppur con un minimo vantaggio, è Jacob Doigoni, corridore altoatesino del team Sudtirol Campana Imballaggi, e sulla sua ruota, adesso ha perso qualche metro, Michele Bassani, che addirittura è andato anche in scivolata, ha perso tempo purtroppo per Michele Bassani, una caduta che non ci voleva in questo momento topico della corsa. Buona quarta posizione per Andrea Pozzato della Work Service, e vediamo che in quinta posizione un pochettino in difficoltà in questo tratto che presenta diversi tranelli, Edoardo Xillo, seguito da Antonio Folcarelli. Suo padre nella giornata di ieri d'apertura dei campionati italiani ha conquistato l'ennesima maglia tricolore, ma qui vediamo la lotta tra Nicola Taffarel della Libertas Scorze con Lorenzo Calloni, entrambi sono al primo anno nella categoria. Abbiamo già parlato di Luca Ciblario e qui vediamo un corridore che viene dall'Elba, Christian Brocchi, che precede una coppia formata da Alberto Brancati e Samuele Bidini, entrambi al primo anno. Ricordiamo che Alberto Brancati l'anno scorso in terra pugliese ha conquistato il tricolore degli allievi al secondo anno. Una gara molto difficile, resa ancora più problematica dalle condizioni del terreno. Vedete questa contropendenza, seppur leggera, mette in condizione la ruota di scivolare. Insomma, è veramente un gioco di grande equilibrismo restare in piedi in questa fase della gara. A volte la potenza della pedalata fa slittare la ruota, vedete c'è stata un'altra caduta, in questo caso è un corridore che viene dalla Basilicata e risponde al nome di Raffaele Lavieri, anche lui atleta al primo anno, uno dei più belli esponenti del ciclismo del nostro profondo sud, ma che quest'anno si è iscritto alla Libertas di Scorze dell'amico Igino Micheletti. Quindi un corridore che dal sud si trasferisce al nord per quanto riguarda l'attività di alto livello, e lo sta facendo, diciamo, molto bene. Abbiamo visto passare con il numero 10 Diego Guglielmetti della Lazio Ciclismo, e qui con il 25 Thomas Segatori della Ciclitadei, che precede un atleta di casa, un atleta friulano del team Buia, e stiamo parlando di Costantino Cesca. Intanto, altro luogo particolarmente importante ed interessante del tracciato, e vedete che Jacob Doigoni continua con grande grinta a guidare la corsa, mentre alle sue spalle una coppia della Work Service Brenta. C'è una bella lotta anche tra Antonio Folcarelli e Edoardo Xillo. E del resto, andare sul podio in un campionato italiano è sempre una cosa molto molto importante. Scivolata dell'amico Luca Ciblario, che precede l'elbano Christian Brocchi. Va detto che l'Elba Bike quest'anno ha organizzato una tappa del Giro d'Italia del ciclocross, e naturalmente i dirigenti dell'Elba Bike sono contenti, perché di fatto questo è servito anche a aumentare il numero di tesserati e soprattutto il numero dei praticanti del ciclocross in casa Isola d'Elba. E continuiamo intanto a vedere le difficoltà di questo tratto, che di per sé non ha grandissima pendenza, ma visto che c'è quella curva assassina, beh, ci si deve fermare, quindi a volte è meglio scendere dalla bicicletta. Continua intanto sulla sua strada, vedete con quanta grinta, con quanta determinazione Jacob Doigoni affronta le difficoltà del percorso. Michele Bassani, dopo le scivolate che ha fatto, continua a stare a una ventina di secondi di distanza dallo scatenato corridore dell'Alto Adige, ma vedete che
alle loro spalle si sono un po' riuniti i corridori che fino a questo momento erano nelle posizioni di rincalzo. Pozzato sta per essere raggiunto dalla coppia formata da Antonio Folcarelli ed Edoardo Xillo. È doveroso ricordare che i campionati italiani edizione 2016 sono organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica DP 66, presieduta da Michele Pascoli, che ha come anima trainante, viene definito testimonial sulla brochure della manifestazione, quella Daniele Pontoni, che tutto ricordiamo come uno dei più validi esponenti del ciclocross, non a caso ha vinto due campionati del mondo. Ma torniamo alla corsa riguardante i corridori nati nel 1998 e 1999, quindi appartenenti alla categoria juniores, la prima delle categorie agonistiche che ha diritto di partecipare a manifestazioni internazionali. Esiste un vero e proprio calendario e ovviamente anche questi corridori diventano sempre più grandi. Avete visto correre Davide Caparzeni, lui oltre che essere il tecnico della scuola di ciclismo Cadezzate è anche il preparatore di alcuni corridori e tra questi Jacob Dorigoni. Una Dorigoni che sta ritornando alla grande dopo aver dovuto purtroppo sopportare un periodo di fermo a causa una caduta che gli ha messo fuori uso una spalla, ed ora eccolo che è in testa alla corsa. Qui vedete il suo presidente e il papà Helmut che già gongolano per il momentaneo vantaggio del loro prediletto atleta. Vediamo che Bassani purtroppo perde sempre più terreno, a dimostrazione che Jacob Dorigoni sta veramente andando forte, lo vedete anche voi dal modo in cui pedala. Ci sembra che Bassani forse in questo tratto, che è controllato anche dal commissario tecnico Fausto Scotti, abbia un attimino rallentato. Chi invece continua con grande determinazione, ma vediamo che Bassani anche lui si sta riprendendo, quindi c'è grande lotta, come c'è lotta nelle posizioni di rincalzo, dove Pozzato non vuole mollare la propria posizione, ma subito di dietro abbiamo visto Folcarelli e Edoardo Xillo. Grande lavoro quest'oggi anche da parte dei meccanici, abbiamo visto anche il responsabile per quanto riguarda il ciclocross del Comitato Regionale Lombardo Paolo Pioselli in compagnia del commissario tecnico Amadori, che ovviamente guarda con attenzione quelli che potrebbero essere proprio prossimamente atleti under 23 nella prossima stagione, e quindi già da adesso comincia ad annotarsi i nomi interessanti, anche perché è dimostrato che fare il cross fa bene anche alla strada, e lo stanno dimostrando i risultati di vari atleti nel corso sia del 2015, e sicuramente ci saranno altri atleti che lo dimostreranno nel 2016. Ha ceduto Andrea Pozzato, è stato superato sia da Edoardo Xillo che da Antonio Folcarelli, e qui vediamo Lorenzo Calloni che in questo momento è in quinta posizione, una posizione buona, forse però sotto le aspettative dell'atleta caro a Paolo e a Sandro Guerciotti, che aveva dimostrato nelle ultime gare di essere particolarmente in palla. Ma va detto che Calloni è un atleta primo anno e davanti a lui ci sono solamente atleti nati un anno prima di lui. Con il numero 29 abbiamo visto Andrea Martinelli della Melavi, ma vedete la grinta, guardate, solleva il fango questo atleta, che forza, che grinta, che capacità di pedalata che ha
Jacob Doigoni, che ora si accinge al cambio di bicicletta. Fatto questo tecnico molto importante, perché il fango naturalmente rallenta le pedalate, rallenta il passaggio delle ruote nelle forcelle. Siamo veramente ormai agli ultimi, possiamo dire, momenti della gara. Vedete che è sull'ultimo strappo, prima di entrare sul rettilineo d'arrivo, viene accolto con grandi applausi Jacob Doigoni. In seconda posizione si sta confermando Michele Bassani, che nulla ha potuto dopo quel sorpasso subito da parte di Jacob Doigoni per rientrare su di lui, vittima anche ovviamente di quella caduta che abbiamo potuto registrare. Ma è festa grande, ha in mano la bandiera tricolore, è per il secondo anno campione italiano della categoria juniores. Jacob Doigoni va così a dimostrare a tutti che è lui il più forte in questa categoria. Appena conquistato la vittoria nell'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma, alle Capannelle, davanti ad Antonio Folcarelli, e qui oggi vedete non ci sta più nella pelle per ringraziare, abbracciare, toccare con mano gli amici. Naturalmente ci siamo anche noi che lo seguiamo da tempo con grande passione. Seconda posizione per Michele Bassani, distaccato di 30 secondi, a 57 secondi giunge Antonio Folcarelli, che conquista così l'ultimo gradino del podio. Quarta posizione, il primo degli atleti nati nel 1999, Edoardo Xillo. Transitano alcuni atleti doppiati ed in quinta posizione Lorenzo Calloni, una buona corsa per questo atleta lombardo, e con il numero 6 Andrea Pozzati va a classificarsi in sesta posizione. Poi Bidini, lo vedete qui in maglia rossa, ma siamo già con le immagini sul podio, dove il presidente del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, Bruno Battistella, si accinge ad effettuare le premiazioni. Medaglia di bronzo per Antonio Folcarelli, medaglia d'argento per Michele Bassani, che non riesce a trattenere la delusione, perché no, anche qualche lacrima, mentre rivediamo gioire il corridore del Sud Tirol Campana Imballaggi, Jacob Doigoni, che solleva al cielo la sua bicicletta prima di accoglierlo e guardare il momento importante, quello della consegna da parte del presidente regionale, abbiamo detto, Bruno Battistella, della maglia tricolore al vincitore. Qualcuno di voi avrà notato che Michele Bassani si è rifiutato di dare la mano a Jacob. Questa è la ruggine che è venuta fuori tra loro in occasione della corsa delle Capannelle, dove Doigoni e Folcarelli hanno fatto corsa a sé ed è stato permesso così a Folcarelli di conquistare definitivamente la classifica del Giro d'Italia del ciclocross. Bassani purtroppo non è riuscito a stare in loro compagnia ed ora insomma è un po' amareggiato, sia per il secondo posto di oggi sia per i fatti di Roma. L'inno nazionale accoglie naturalmente i tre componenti di questo importante podio, un podio molto ma molto interessante, con atleti che sicuramente vedremo anche in un prossimo futuro gareggiare ad alto livello in campo internazionale. Ma è tempo di intervista. Jacob, ti è ritornato il sorriso dopo una stagione iniziale un po' tribolata. Oggi hai dimostrato tutte le tue grandi qualità di ciclocrossista. Sì, oggi tutto è andato bene, avevo bici perfette, guerciotti andavano benissimo, pressione me l'ha fatta Jacob, il Massimo Iaccheri anche quelle, non sono quasi mai scivolato. E sì, tutto il staff, grazie. Anche a Davide Arzeni, che avevamo poco tempo per preparare questo italiano,
ma mi ha preparato perfetto, la gamba girava, dopo ogni curva mi potevo alzare in piedi e rilanciare. E sì, così ce l'ho fatta a fare un buco al secondo giro, controllare verso la fine. E adesso posso dire grazie a tutti che mi hanno sopportato, alla Tiziana che adesso prossimo anno correrò con loro, Davide che sarà come sempre il mio allenatore, e sì, la famiglia a casa che negli ultimi mesi tutto non era perfetto, però dai, cioè, mi hanno sostenuto e adesso per fortuna è arrivata questa maglia. E poi abbiamo visto la squadra cadezzata al completo con Lois Conca, ha fatto un tifo incredibile a correrti dietro, forse ha percorso più chilometri lui che te in bicicletta. Sì, Loris è uno dei migliori amici, mi sa anche il migliore amico sull'ambito della bici, e anche nelle vacanze di Natale ci siamo allenati assieme, in allenamento mi ha anche staccato, e ieri per fortuna in partenza l'hanno tirato giù e non poteva difendere la sua maglia. Se no sarebbe stato bellissimo di nuovo tutti e due con la maglia tricolore. Terza di cross, ora naturalmente il pensiero va prima alla maglia azzurra, agli impegni internazionali, e poi naturalmente l'impegno più importante di un'intera stagione, la partecipazione ai mondiali. La testa è a posto, ci sembra aver visto oggi. Sì, la testa è a posto, sono sempre in grinta. No, adesso magari ho preso qualche punto UCI tra Roma e qua, e dovrei partire di nuovo davanti e spero che partendo davanti non capitano più cose, non ci sono più sfortune, e magari anche un bel piazzamento non sarebbe male, dai. E concludiamo questo nostro servizio per quanto riguarda i campionati italiani riservato alla categoria juniores, riproponendo il momento della gioia quando Jacopo Doigo ha tagliato il traguardo da vincitore. E su al cielo, in alto, la bici, grande Jacob, sfortunato.